Ecco, ciao amici. Ieri in TV ho visto la pubblicità dell'HP Touch Smart. Voi vi direte, un PC? Sì, ma questo è un PC troppo bello. Praticamente c'ha l'interfaccia tutta touchscreen. Avrà Windows Vista sotto. Magari questa è un'applicazione, non lo so. Però questa applicazione è troppo bellissima. Praticamente con le dita muovi, puoi portare su file, del foto. L'ho vista. Cioè, non è che la compro, però devo dire che questo potrebbe essere un rivale. Un rivale scomodo. A quelli del Macintosh. Un rivale molto scomodo. Comunque, bando alle ciance. Volevo fare un video con Screencast che me l'ha segnato iMarsi, ma mi si blocca sempre quel schifo di programma. Quindi niente, Screencast è molto bello per fare gli screencast, no? Allora, vi farò vedere oggi il nuovo sito che ho fatto, scminstitute.org. What? Cos'è sto banner di merda? E questo è stato difficilissimo. Attenzione alla super animazione che ho fatto io. Questa, allora, innanzitutto questa compagnia praticamente fa, non so, di business che non ho capito. Wow, per le compagnie, robe che non ho capito. Comunque l'animazione va di qua, va di là, perché praticamente siccome lavorano in tutto il mondo, loro lo fa vedere che va qui, va a Buenos Aires, poi parte, va a Montevideo. Chi non conosce Montevideo? In Uruguay, tutti. Ah, aspetta, ci deve essere. Devo fare un refresh. Perché ieri, dopo che era finito il sito, mi hanno fatto cambiare la navigazione. Porca puzzola. Ah, adesso è molto meglio. Allora, navigazione, la volevo fare in tutto CSS di testo, perché intanto è un testo, non è però non l'ho fatta perché non sapevo fare un bottone su due linee come questo qua, no? Cioè, se non c'era quello lì a due linee l'avrei fatto solo testo, però alla fine l'ho fatta sempre CSS, però grafica, no? Infatti sarebbe stata molto meglio farla solo testo, perché questo sito andrà tradotto in spagnolo e in cinese. In cinese non so come si farà, comunque, però spagnolo sarebbe stato molto facile, scherzavo, taglievo, mettevo, no? Faccio vedere image nav.gif. La navigazione è questa qui, tutti i bottoni, tutti gli stati. Roba espertissima. Poi questa mappa del mondo stava su un sito libero per scaricarla, molto bella. Poi niente, questo video flash per vedere lui. Poi in queste pagine qui ho fatto una sub navigazione con questi così, con questi background dietro. Molto bella. Questa qui invece è di testo e il sotto è un'immagine più grossa, che però dipende dalla larghezza della parola che viene, no? Poi niente, qua si compra il libro. Questo form bellissimo. Ah, tra l'altro, per fare i form bellissimi. Ah, forse stavo registrando. Oh, è uscito Rai 4. Me l'ha detto Tancredi. E si può registrare in VCast. Bellissimo Rai 4. Ci sono un sacco di film. Oh, ups, non lo devo dire. Allora, ho trovato ieri un sito per fare i form. Che adesso userò sempre quello. Arcatrottala PHP Form Creator. Non è il primo della lista. Ecco, phpform.org. Cioè, non ti fa il PHP,
però ti fa il form come non l'avete mai visto nel vostro sito, eh. Allora, dovete mettere, non so, il nome, schiacciatevi nel nome lì. Dovete mettere l'indirizzo, schiacciatevi nell'indirizzo. Dovete mettere anche un file attachment che spesso sono incasinati. Potete mettere... che dov'è quello bello della data? Tutti questi. Salva form. Poi ve lo potete scaricare, io farò il preview. È molto bello perché probabilmente... Io di solito questi form li faccio spesso con le tabelle, anche se noi CSS super esperti le tabelle non le vogliamo mai usare, no? Però uffi, mi devo incasinare 3 ore per fare un form di merda senza usare le tabelle. Invece questo qui non le usa ed è fatto molto bene. Poi quando andate sopra si seleziona automatico, poi la data viene questo cosino. Però non fa il piacere. Ah, ecco sì, infatti. Non fa il PHP, però il PHP poi li so fare. Allora, torniamo noi. Niente, questo form, allora l'ho fatto. Questo è un form che quando volete richiedere uno di questi documenti vi manda il link, però poi al padrone del sito gli manda anche un'altra email che dice sì, questo qua ha scaricato sto libro qua e questa è l'email, no? Quindi secondo me PHP serve saperlo giusto per fare i form, no? O stronzatine così. Ad esempio un altro form che ho fatto, selezionavi un bottone, a seconda del bottone che avevi selezionato allora ti veniva una pagina diversa, un'istruzione if then else sempliciotta, facilissima, se no fare tutti. Ah, poi qui ho messo anche se sono medio. Devi mettere i valori giusti. Questo qui praticamente si fa con gli spray. Gli spray da Dreamweaver si fanno benissimo. Gli spray è una specie di quelli Ajax, che è molto validazioni molto più dinamiche, più belle. Poi questo è lo solito spray che scende giù. Training. Qua mi ha fatto fare un altro sub menu che c'è un flash bla bla bla. Questo ma non è finita qua, perché se noi adesso schiacciamo educators, oh no, it's denied. Devi fare tutto qui. Praticamente hanno voluto anche questo sito protetto che l'ho fatto con Drupy, però non è ancora finita, no? Però se io adesso loggo con